Ok, eccoci tornati in quest'altro gameplay di Avirei. Che palle. Ma sai resta? Ma fa un muro? Ma sta mandando un muro sto coso. Ma chi sta mandando? Qualche pezzone sta mandando. E se non facciamo fuggire Ethan? Non vuoi non farlo fuggire, è fatto apposta. Non c'è mi sa. Te non gli dava questo, no? Che ne so? Se sbagliamo, il tempo che quello va in vano. Non ci sto mafo. Zan zan, questo quando è che si fa? Boh. Eccolo qua. Non sono qui per giudicarla. Voglio solamente salvare suo figlio. Siamo ancora in tempo, ma per poco. Mi aiuti. Mi dica cosa sa. Che stai? Ma va ciccicco. E Senso di colpa. tu? Ho stimato che a Sean restano circa 12 ore di vita. Fuori sta piovendo. Ogni goccia è un ulteriore passo verso una morte lenta e dolorosa. Ethan, dov'è? Dov'è Sean? Dica qualcosa, porca puttana! È bello come disse su un cazzo. Chi? Gente. Collerico. Maledizione, Ethan! Dov'è Sean? Dio ha rapito mia figlia. Ma non ricordo che cosa è accaduto. Non so dove si trovi. Incomodo per Ictus. trovare. Ah, che? Aiuto. E lasciarmi uscire No, di così qui. c'è Raptus. Oh, Non Raptus, so cazzo nessuno dici? che può salvarlo. Un lapsus. Dice di poterlo salvare, ma non sa Che dove sia. Raptus? Che era una pianta, Cactus. Tutto questo non ha No, senso. casomai il ratto. Lasciatemi fuori. Tenetemi qui. Lasciamo morire. Lasciamo morire. Posso colpirlo, questo? Certo. Il tempo sta per Accine scadere. mazzata. Francamente, non mi Aspetta. importa perché l'hai fatto. Tutto ciò che voglio sapere è dove hai nascosto Sean. Io non lo so. L'avrei già salvato se sapessi dove si trova. Pigliamoci a cazzotti. È la tua ultima chance. E questa volta ti consiglio di pensarci bene prima di rispondere. Dove hai nascosto Sean? Ti ho detto, Detto non lo io, so. non lo so. Come non lo so? Avanti, bastardo! Stavo aspettando questo momento. Forza, stronzetto! Tira fuori le palle. Oh, vuole palle, dacci l'altra, boom! Ti schiaffo, boom! Hai voglia di giocare, coglione? Forza! Giochiamo, allora! Lei? Tu sei pazzo, Lake! Questo ti costerà il distintivo! Levati dalle palle, Norman! Prima che mi venga voglia di dipingere le pareti con quel tuo cervello del cazzo! Si è fatto sentire a Triptocaino. Eh? A Triptocaino si è fatto sentire. Ai cadessi se non si può. Ok, come fa andare qua? Ah, Blake cerca di estorcere una confessione a sospetto. Lei deve intervenire! Cos'è più importante, Norman? Provare il piccolo Sean Mans o risparmiare qualche livido a questo fallito? Non si può fare una frittata senza rompere qualche cuore. Maledizione! Ethan Mans è innocente! Dobbiamo rimetterci a cercare Sean se vogliamo avere qualche chance di trovarlo vivo! In questo caso la sta consumando, no? Deve prendersi una pausa di riflessione. Ma
Tanto ora è impossibile non prenderla. E infatti. Arriviamo? Lascia stare, fa lui. È la piglia. Appunto. Lo voglio far morire di overdose. Faccia da drogato. Mo devi suonare. Eh? Poi sei tu che gli suoni una volta, dì, sono tu. Oddio, queste modalità è difficile. Io l'ho fatto così, ho preso così il trofeo. Oddio. Esce molto, basta, l'ispirazione mi è passata. La sua vodka, signore. Dopo la triptocaina. Grazie. Se bevo con l'alcol, cioè proprio se la ci. Se mi è concesso dirlo, ha l'aria preoccupata, signore. Grazie. Qualche problema con le indagini? No, no. Blake, mi comunque... domanda. Se ho capito bene, questo lei qua non esiste, sì, ed è il vecchio possessore del dare. Sì, secondo me così è perché alla fine, quando lui muore, il suo profilo psicologico non corrisponde. Uffa, spoiler, sicuri per un finale. Ce lo vedo, questo padre, affogare 8 bambini. Vabbè, comunque si vede pure lui, quindi si vedono due Angelica. No, no, quando lui muore. E chi allora? Lui vede se stesso, non ne ho la più parte in quello, invece dice quando lui muore e gli occhiali si richiamano, non vede se stesso, vede a quello e è quello che l'altro agite, ancora lì per intrappolarlo nell'altra realtà. Ultima cosa, signore. Dopo solo questo qua intrappolato nel ramo. Quando finiamo il gioco si spiegheremo tutto. Comunque ci sono altri. Non c'è un video. Sì, sì. Sto cercando di controllarmi. È difficile. Ma è difficile. Quando uno è drogato è sempre più difficile. È drogato. Se non sta attento finirà con ucciderla, signore. E ciò sarebbe piuttosto spiacevole. Esci quando pazzi su lì. Boh. Non sono io. Cioè non so partire da qua. Fini stare morto. Sì. Gine blu. Mo finalmente dobbiamo liberare Italo. Ci arrendiamo subito. Ci arrendiamo. Non so, facciamo morire, no? Ma qua non si può fare inizio. Qua non si può togliere ancora. Sì. Vabbè, abbiamo qualche novità. La registrazione di una telecamera di sorveglianza vicino al parco il giorno in cui Sean Mars è scomparso. Credo che non ci sia niente interessante, ma non si sa mai. Ragazzi, ci annullano dietro. Oh, non dico, forza una vita. Affanculo. Invece è tanto bello, verso la fine uno può fare, non ci riesco. Beh. Un modello di Chevrolet che corrisponde alle tracce degli pneumatici. Alle 16.02 diretta verso il parco. Ripartita nella direzione opposta alle 16.37. 37. All'incirca l'ora in cui Sean Mass è scomparso. Che sia l'auto del killer. Yes. Pam, non c'è nulla. Naffe. Peccato che non si veda il voto del conducente.
L'auto è rubata. Vediamo. Ecco qua. Jackson Neville. Sospettato del furto, ma in seguito scagionato per insufficienza di prove. Jackson Neville, conosciuto anche come Mad Jack, implicato in numerosi casi di traffico di veicoli rubati. Considerato un individuo molto pericoloso, potrebbe aver procurato il veicolo all'assassino. Un po' debole come teoria, ma per il momento è tutto quello che ho. Uscire Max da qui. Facciamo uscire il danno. Forse dovrei sentire questo. Ah, confessato? Forse. No, con la mia zia. Me la gestisco da solo. Lo facciamo riprendere e poi proseguiamo. È più duro di quanto pensassi. Duro o no, crollerà. Lo fanno tutti. In ogni caso, dimmi, se li pigli a casa te li spari. Ho fatto un ottimo lavoro. Che ho fatto con quello? Ho detto una conferenza stampa, inizierà da circa un'ora. Sarà un momento memorabile. Ma non vuole aspettare di avere la sua confessione? Non serve. È lui il colpevole, è ovvio. Alla stampa non interessa altro. Ethan Mars è innocente. E credi di essere l'unico a poter salvare Sean. Che se avessi ragione, non ho altra scelta. Devo farlo uscire di qui. Via. Che sta a fare quello là sotto? Lasciaci soli. Ah, il tenente Blake ha ordinato. Per favore, lasciaci soli. Vattene. Come vuole. Se ha bisogno io sono fuori. Ethan, va tutto bene? Sta qua. Gary, fatti una pausa. Penso io a lui. Sicuro? Una pisciatina me la farei volentieri. Se deve sistemargli le manette, le chiavi sono sulla mia scrivania. Quante sciatine? Aspetta, hai spento la videocamera? Sì. Sicuro? Sì. Controllo. Non è vero, ho spinto, io qua. Perché se non la spegni? Non lo so che succede, non le puoi prendere ancora le chiavi, ignorante. Finale. Ah sì? Sì. Perché a chi devo aspettare? Boh. Voglio andare a salvare.